questo partito e la sua classe dirigente che già sono un cambiamento. Oggi c'è ancora bisogno di punti di riferimento e di individuare bene la rotta. E siccome io sono assunto la responsabilità di votare questo partito, sento in me il dovere di continuare a tenere il timore di questa data che accanto non avere completamente in porto. E in porto sicuro. Ringrazio tanto guardato, perché vedete, ci ha messo la pace. Ha dato la possibilità di progettare. Così io pensando a quella cagata, perché è facile dire da parte di qualcuno, ma forse potevamo trovare la soluzione vera. Bisogna metterci la pace. Ringrazio il contratto perché all'ultimo minuto ha preferito rimettere le mani dell'assemblea direttamente questa propria reclamazione del mio conto, perché ha verificato che questo partito ci chiede così tanto ad un processo democratico di formazione della propria classe dirigente, che ha superato due volte la promessa di candidatura a persone che solo oggi si sono iscritte al partito. Credete sia una parte di responsabilità. Oggi quindi per noi è successo qualcosa di importante, la scuola. La scuola. Perché noi siamo andati come punto di riferimento di un'onda di sentimenti, di emozioni, che subito dopo con il Twitter aveva cavalcato quest'onda un po' tutta la cittadinanza italiana. Frastornare la scoperta di quel che era stata la classe dirigente da allora e dalla indecisione a trovare una soluzione che rimaneva di noi. Aveva visto man mano ritornare persone e comportamenti come prima per i cittadini. E noi abbiamo individuato un percorso propositivo rispetto ai miei percorsi di protesta stessa. Abbiamo protestato, siamo promotori. Siamo contrari al lavoro, non contrari al lavoro delle manifestazioni di piazza più importanti di studio, della protesta determinata dura, piazza lavoro, piazza Farnese, Palaosi, la nostra presenza insieme al vasto mondo di cui non vuole mettere il cappello del popolo di oro e così via, dimostra che l'Italia dei lavori sta vicino ai cittadini, come sta vicino alle parti sociali più deboli, come dimostra i nostri figli e figlie che hanno scelto quelle delle fabbriche, quelle delle donne, quelle delle fatte precarie, che noi abbiamo fatto il nostro dovere di tenere acceso il lumicino della speranza del cambiamento. Abbiamo fatto resistenza, abbiamo fatto resistenza, 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 perché di resistenza per il lumicino il ministro fascista si è detto. Ma oggi noi abbiamo lanciato al Paese un messaggio chiaro: siamo pronti, abbiamo una classe dirigente, abbiamo un programma, abbiamo un codice etico, abbiamo